padre e mia madre sono dei contadini e hanno vissuto sempre qua a Santa Rita. Mio padre è erede di mio nonno dei terreni e una piccola azienda agricola. Siamo stati sempre dei contadini, solo che negli ultimi anni le cose andavano male, quindi con l'agricoltura si viveva malamente. Quindi, come tutte le famiglie qua di Santa Rita, se ne sono andate, hanno cercato lavoro altrove. Io volevo rimanere qua a Santa Rita con la mia famiglia e continuare a fare crescere la nostra piccola azienda. Ma l'azienda agricola non era cosa per me, non mi piaceva. E quindi dovevo cercare un'altra strada. E mia madre faceva il pane a casa per la famiglia, come tutte le famiglie dei contadini, e lo vendeva ai passanti. E da lì ho capito che era qualcosa che mi piaceva fare e che mi poteva fare vivere dignitosamente. Potevo realizzare il mio sogno di vivere qua a Santa Rita. Agosto 99 mi hanno rilasciato la licenza. Da lì sono andato nel direttore della banca, che conosco benissimo, e gli ho detto che volevo realizzare questo progetto di aprire una panetteria qua a Santa Rita. E lui era contento di questa cosa, conosceva la mia famiglia, mi ha visto crescere, ha avuto fiducia in me, perché io non avevo grandi garanzie da poter offrire per avere questo prestito. Però si sono fidati di me, mi hanno aiutato, mi hanno dato il prestito. E ho aperto il primo panificio e da lì è cominciato il mio futuro. Facevo distribuzione a San Cataldo, Caltanissetta, dove c'era la possibilità di poter vendere il pane, io ero presente in tutto il territorio con la vendita del pane. E andava bene, però lo vedevo che c'era qualcosa che non andava come doveva andare. E da lì ho preso la certificazione biologica, come azienda biologica, è già stato un passo avanti. Poi mi sono specializzato nei grani antichi, sono andato alla ricerca di grani antichi siciliani, le antiche varietà di grano siciliano. Un grano antico, la molitura a pietra, cottura nel forno a legna, senza lievito di birra, la certificazione biologica, avevo tutti i requisiti per avere un pane di qualità. Ed è un pane che riesce a mantenersi più di una settimana perfettamente, quindi lo possiamo anche spedire, ci possiamo permettere di fare le fiere in tutta la Sicilia, avendo un prodotto con una conservazione che ci permette di poterci spostare. Ora ci sono diversi negozi che vorrebbero acquistare il nostro pane e ci stiamo organizzando per capire in quale negozio dobbiamo portare i nostri prodotti, fare una selezione accurata. Nel 2013 sono stato premiato come miglior fornaio della Sicilia da Cronache di Gusto. Poi abbiamo ricevuto diversi riconoscimenti anche nelle scuole cucina, all'Accademia Villani, da altre associazioni. Ci hanno premiato come miglior pane. Ora abbiamo organizzato pure dei corsi di panificazione. Vengono persone qua a imparare come si fa il pane, come si fa il pane biologico. Gli rilasciamo un attestato di partecipazione. E sono venuti giapponesi, una canadese, spagnoli che sono interessati a questo tipo di lavorazione, da Palermo, Catania. Sta funzionando, sta andando abbastanza bene. E prima di settembre aprirò un pastificio biologico, sempre con i grani antichi. Farò la pasta secca e la pasta fresca. Quando ero piccolo qua era pieno di abitanti. C'erano diversi ragazzi, ragazze, poi tutti, crescendo se ne sono andati tutti. Era un piccolo villaggio, c'erano 20-25 famiglie. L'idea è di valorizzare questo posto senza rovinarlo, perché devo fare quello che hanno fatto tutti, andarsene. Beh, poi per fare che cosa? Andare a fare un operaio? Che devo andare a fare? Io qua riesco a realizzare i miei sogni, ci vivo bene, ai miei figli piace stare qua, perché me ne dovrei andare? Abitanti adesso poi. Ma abitanti sono pochissimi, saremo 3 famiglie. L'Italia che cambia per me è la consapevolezza. È l'italiano che ha un po' di consapevolezza, che riesce a capire che tutto viene dalla terra, perché tutti siamo concentrati all'edilizia, alla fabbrica, questo, quello, ma non capiamo che tutto viene dalla terra. Quindi se invece facciamo un passo indietro e ci concentriamo che tutto viene dalla terra e abbiamo un po' di umiltà, penso che tutti possiamo vivere meglio. Un sognatore. Un sognatore. Innovatore, però anche sogno, cerco di sognare come può diventare Santa Rita, quello che si potrebbe fare a Santa Rita. Qua c'è un potenziale enorme, si può fare qualsiasi cosa. Le persone che dicono che c'è disoccupazione, che qua c'è da investire, senza soldi, solo con la buona volontà e cercando di realizzare i sogni. E si avverano.
Io dal niente sono riuscito a creare un panificio, stiamo aprendo un pastificio. Non siamo una famiglia ricca, forse non lo diventeremo mai, però ci sentiamo realizzati. Incontra e conosce qualcuno che agisce sempre.